Allora, abbiamo prima sentito durante la vostra conferenza stampa lì alle Saline del tuo intervento, certo. sul famigerato impianto di GPL qui di Chioggia. Sì, il tema dell'impianto di GPL qui a Chioggia, sono consapevole, sia un tema caldissimo per la città, è una decisione che è stata calata dall'alto e secondo me questo è stato un errore. Mai investimenti di questo tipo devono essere prese senza la condivisione con la popolazione e quindi ritengo che si debba cercare una soluzione diversa. Avere all'interno della laguna, all'interno di un porto e così vicino alle case un impianto di questo tipo crea un inutile allarme nella popolazione. Io credo che si debba trovare una soluzione diversa, tutelando l'investimento del privato, ma tutelando anche il bisogno di sicurezza e dell'ambiente e della popolazione della città. Per cui io mi auguro, e sicuramente noi ci adopereremo, per trovare una soluzione diversa che tuteli entrambe le parti, sia gli investitori sia la popolazione. Quindi in sintesi sta dicendo l'impianto da un'altra parte, però paghiamo l'investimento che è stato fatto. Ma indubbiamente è stato fatto un errore da questo punto di vista nel processo decisionale e quindi è un investimento che io credo sia alla portata di una regione come il Veneto e di un paese come l'Italia per tutelare gli interessi di tutti.